La cosa che mi piace di più quando sono nella mia cucina è quella di sperimentare e oggi vi propongo i bocconcini di tacchino al forno con patate e melanzane. Come prima cosa andiamo subito a panare i nostri bocconcini di tacchino. Potete anche infarinarli, io ho scelto di andare direttamente a panarli con il pane grattugiato. Non ho usato l'uovo. Tagliamo le patate. Potete scegliere di farle a tocchetti oppure a spicchi. Vado a preparare anche le melanzane. Scegliamo un taglio medio che non sia né troppo grande né troppo piccolo. La giusta consistenza di potersi adattare anche alle patate, in modo che la cottura sarà uniforme. Vado a condire con olio extravergine d'oliva. Un pizzico di sale che non avete visto e poi aggiungo salvia e rosmarino. Per le spezie potete anche fare come volete, aggiungere magari quelle che preferite di più, quindi anche prezzemolo oppure origano. Dispongo i bocconcini che sono impanati e poi aggiungo man mano patate e melanzane. E siamo pronti ora per andare ad infornare a 190 gradi per 35-40 minuti circa. Questo è il tempo di cottura. E voilà, la mia cena o piatto unico, magari anche per un pranzo, è pronta. Tutta da gustare con un abbinamento un po' diverso dal solito: patate e melanzane e i nostri bocconcini impanati. Buon appetito a tutti! Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e se non sei ancora iscritto, allora ti invito a far parte del mio mondo. Entra anche tu nel canale I Bijou di Rick e Mary.